Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 7 luglio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Stranamente fortunati in barba a tutti gli altri. In barba a tutti gli altri segni dello zodiaco oggi siete tra i pochissimi fortunati, a farvi buon gioco la luna acquariana e la coppia Marte-Venere in Leone. Vero che tra loro bisticciano, ma a voi le loro beghe non interessano. Anche Urano che tiene sotto scacco tutti quanti si limita a crearvi qualche complicazione sul lavoro, ma rispetto agli intoppi e ai ribaltoni emotivi che riguardano altri potete sentirvi col ragione in una botte di ferro, anzi di bronzo, il metallo preferito dal vostro segno. Benone i viaggi sia per lavoro sia per studio, quanto alle vacanze se vi state già arrostendo al sole o state appagando le vostre curiosità artistico-culturali non incontrerete complicazioni di sorta. A parte un pizzico di nervosismo tradotto in tensione emotiva tutto fila per il verso giusto sospinto da un vento di sicurezza e di allegria. L'amore fiorisce con gesti di affetto e mille piccole cose ma tutte concrete e positive. La coppia rafforza la sua unione. I singoli potrebbero da un momento all'altro ricevere delle dichiarazioni. Esci, incontra gente, socializza. Piacevoli le scampagnate. Si tratta ora di dare più visibilità alle vostre opinioni, cercate di spiegarle meglio e con più tatto rispettando tutti. Certe occasioni per migliorare la vostra posizione economica si ripresenteranno a partire da oggi. Se avete dei progetti o delle idee badate di confidarli solo a persone di fiducia. Una giornata in cui sarai particolarmente attiva e affascinante. Ma è come questo periodo famiglia, casa e amore saranno particolarmente importanti. Riceverete una proposta interessante, tuttavia non dite subito di sì ma pensate bene prima di prendere una decisione definitiva. Non lasciate nulla al caso e non fatevi trovare mai impreparati di fronte a tutto ciò che potrebbe accadervi in questo giorno. Fate buon viso a cattivo gioco nella prima mattinata se qualcuno tenta di infastidirvi o molestarvi. Buone prospettive in amore per i single, almeno per quanto riguarda nuovi incontri e nuove amicizie, rafforzate in voi l'idea che meritate più di quanto avete fin qui ottenuto. Oggi non scoraggiatevi. Siate voi stessi in ogni occasione e sappiate che la forza non vi abbandonerà mai. In nessun caso. Oggi alle persone amata sembra non stargli bene niente, sembra tutta una critica alle cose che farete. Portate pazienza, sta attraversando un momento difficile e una vostra carezza potrebbe rendergli la vita più facile. Giornata produttiva e per voi molto soddisfacente. Metterete al posto giusto alcune questioni che vi hanno interessato nel campo delle amicizie. Precisi, onesti, ordinati, nel vostro clan siete un modello di vera perfezione e un ideale da emulare. Plutone, dal buon vicino Capricorno, vi stimola alla grinta e all'espansività, contribuisce a dare di voi un'immagine morale particolarmente apprezzabile e vincente. Questa ipotesi previsionale è più centrata se festeggiate il vostro compleanno tra il 17 e il 20 di dicembre. I pianeti continuano a sorridervi, con l'eccezione di qualcuno, che vi tiene, ancora per poco, il broncio, per esempio Saturno e Nettuno forze legate all'intelletto, alla prontezza nel vedere l'imprevisto, alla capacità di avere una visione d'insieme. Giornata produttiva per voi soprattutto sul lavoro. Finalmente arriva quell'idea geniale per effetto di Urano in sesta casa che mancava da un po'. Magari tra pensiero, parola e azione passerà ancora del tempo ma intanto il progetto è bell'e che fissato almeno nella vostra mente. Lotte sindacali contro abusi o iniquità alle quali partecipate con ferma convinzione, nessuno avrà il potere di mettervi i piedi in testa. Qualche colpo di tosse per chi si è preso un'acquazzone in testa. Nervosismo e tensioni dovuti non solo al caldo ma anche alla politica, alla situazione globale del mondo. Aiuto! Fermate la giostra, non vi piace più, volete cambiare. Amore. L'amore vi circonda e vi permea facendovi identificare con qualche antica divinità dal cuore caldo e dall'eros gagliardo.
Afrodite Eros, ma anche la germanica Freya o l'indiano Kama o la babilonese Istare, si potrebbe continuare all'infinito. Tutto questo per ribadire quanto il lontano sia presente nel vostro immaginario al punto da condizionare anche le vostre scelte affettive nel modo di amare ed esprimere i sentimenti. Le parole più vezzose pronunciate in lingua straniera vi appaiono più dolci, sarà la vostra impressione di viaggiatori incalliti, ma se vi piace un gioco diverso, perché no? Avanti di questo passo abbaiereste per dichiarare il vostro affetto a Snoopy o alla vostra Lulu. Ma notando come vi che guardando con compatimento la smettete, limitandovi a baciarli sulla testa onorando il calendario. Lavoro. Che soddisfazione riuscire a portare avanti con successo lavoro ed esami universitari. Coraggio, è l'ultimo della sessione, poi finalmente vi riposerete tirando il fiato e vi riposerete come se non viaggiando come trottole. Felici come una Pasqua anche in luglio. Chi in vacanza c'è già o in procinto di partire è già domani sera. Preparare i bagagli è il vostro fiore all'occhiello, ci impiegate pochissimo, riuscendo a infilare in valigia e nello zaino senza spiegazzarli il giusto numero calcolato di indumenti, scarpe e oggetti strettamente necessari. Il vero viaggiatore sa che anche mezzo chilo in più fa la differenza non solo sulle spalle ma anche nel costo del biglietto aereo. Benessere. Che siate già in vacanza o l'abbiate in avvicinamento, siete pieni di entusiasmo, se qualche malessere è cronico non ci fate più nemmeno caso ma ci convivete come un vicino di casa antipatico. Basta che se ne stia in casa propria e non invada quella altrui. Contate in ogni caso sul potere terapeutico delle vacanze già sperimentato in precedenza negli anni. Vi basta posare il piede sulla scaletta dell'aereo per lasciarvi alle spalle malanni e magagne per poi tornare come nuovi. Per lei, ultimo esame della sessione estiva superato col massimo dei voti. Oltre all'intelligenza e all'interesse per la materia anche la volontà premia. Per lui, non vedete l'ora di staccare dal lavoro per partire finalmente alla volta di una bella vacanza. Ve la siete meritata dopo anni di pandemia, di crisi economica, di problemi familiari e personali e ora finalmente non vi ferma più nessuno. Valigia alla mano o zaino sulle spalle. All'arrembaggio. Colore delle emozioni, lampone. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 8, finanze, 7, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.